Ciao, benvenuti a Clipnotes. Io sono Greta e oggi parleremo di scienze, in particolare dei legami. Gli elementi e le biomolecole interagiscono tra loro formando dei legami chimici. Questi legami si dividono principalmente in due categorie, legami forti e legami deboli. La forza di un legame è definita attraverso l'energia di legame, che è la quantità di energia necessaria per formare un legame e da somministrare per rompere lo stesso legame. Viene misurata con chilocalorie su moli oppure kilojoule su moli. A sua volta l'energia di legame è definita attraverso la lunghezza di legame e dalla tipologia di atomi che partecipano a formare il legame. Quindi abbiamo detto che esistono due tipi di legami, forti e deboli. Come legami forti abbiamo il legame covalente e il legame dativo. Il legame covalente consiste nella condivisione di uno o più doppietti elettronici da parte di elementi, mentre il legame dativo consiste nella donazione di un doppietto elettronico da parte di uno dei due elementi e quindi l'accettazione dello stesso doppietto da parte dell'altro elemento. L'elemento che dona il doppietto viene chiamato donatore o datore, da cui legame dativo, mentre l'elemento che accetta il doppietto viene chiamato accettore. I legami deboli invece regolano l'interazione fra molecole, perché anche se hanno energia più bassa, sono presenti in un numero tale da stabilizzare l'intera molecola. I legami deboli sono il legame ionico, che è un legame di natura elettrostatica e si sviluppa tra elementi o gruppi funzionali con cariche opposte. L'esempio più banale che ci può venire in mente è NaCl, vale a dire cloruro di sodio, dove il sodio ha carica positiva mentre il cloro ha carica negativa. Poi abbiamo il legame idrogeno, che è il legame più importante tra i legami deboli e si forma quando un atomo di idrogeno si lega a un atomo molto elettronegativo, come per esempio l'azoto oppure l'ossigeno, e questa loro unione provoca una delocalizzazione di carica, per cui una carica parzialmente positiva si sposta sull'idrogeno, mentre una carica parzialmente negativa si sposta sull'atomo elettronegativo. Questo legame è più lungo rispetto al legame covalente e è direzionale. Il legame idrogeno è fondamentale per tutte le biomolecole. Un altro tipo di legame debole sono le interazioni di Van der Waals o forze di London, che sono delle forze che si formano tra molecole apolari, quindi insolubili in acqua. L'interazione delle forze di Van der Waals dipende dalla distanza a cui si trovano i gruppi atomici che partecipano, quindi la distanza non deve essere troppo elevata, altrimenti la forza è troppo debole, né troppo ravvicinata, perché altrimenti avviene una sorta di repulsione. L'ultimo legame debole di cui parliamo oggi sono invece le interazioni idrofobiche, anch'esse fondamentali in tutte le biomolecole. Le interazioni idrofobiche servono a diminuire i contatti delle molecole apolari con l'acqua, in modo tale da lasciare libere appunto le molecole d'acqua di interagire fra loro. Questo tipo di interazione, come ho detto prima, è fondamentale per le biomolecole perché permette il giusto ripiegamento delle proteine, la formazione della doppia elica del DNA e via dicendo. Bene, per oggi abbiamo finito. Seguiteci su tutti i social, su clipnotes.it, dove potete trovare anche gli appunti di questa lezione. Alla prossima puntata! Ciao! Thank you.